Parliamo di miopatie endocrine multiple, che sono un gruppo di malattie molto importanti in endocrinologia, anche se fortunatamente non tanto frequenti, quindi piuttosto rare. E sono accomunate dal fatto di più tumori comparsi insieme, che compaiono insieme, magari anche qualche volta a tempi successivi, nello stesso individuo. Il termine tecnico che viene usato è MEN, dall'inglese Multiple Endocrine Neoplasia, caratterizzate all'inizio degli anni 50 e solo negli anni 90 sono stati identificati i geni responsabili, perché sono neoplasie multiple e quando nello stesso individuo compaiono più tumori, questo ovviamente ha un forte indice di ereditarietà. In questo caso sono stati identificati diversi geni di suscettibilità per la chi è suscettibile per la MEN1, chi invece ha altri geni per la MEN2 e così via. La MEN1 è caratterizzata dalla presenza di iperparatiroidismo, che è il segno, diciamo, più costante nella malattia, qualche volta dovuta a iperattività di tutte le paratiroidi, quindi un'iperplasia delle paratiroidi, qualche altra volta all'attività di alcune paratiroidi. Questo vuol dire ipercalcemia come sintomo principale. Accanto all'iperparatiroidismo c'è la presenza di adenoma ipofisario, cioè un piccolo nodulo all'interno dell'ipofisi, che è una ghiandola che si trova nel cervello, diciamo qua dietro, un po' dietro al naso. Insieme con tumori dell'ipofisi ci sono tumori neuroendocrini del pancreas e gastrinomi. Questi sono forse l'aspetto più impegnativo della sindrome, perché i tumori neuroendocrini del pancreas possono avere caratteristiche di aggressività e così pure i gastrinomi. Allora, la diagnosi quindi è importante, viene fatta mettendo insieme questi elementi, viene fatta ricercando e trovando una mutazione del gene MEN1. E in questo modo noi, fatta la diagnosi, possiamo poi seguire il paziente nella sua evoluzione e programmare una serie di interventi terapeutici nel tempo. Possiamo identificare soggetti appartenenti alla stessa famiglia che hanno sviluppato, perché hanno ereditato la mutazione, la propensione a queste manifestazioni, e quindi in qualche modo fare una diagnosi precoce, una prevenzione delle complicanze. La MEN2 invece mette insieme altri tumori. Il principale è un tumore della tiroide che si chiama carcinoma midollare della tiroide, e devo dire è un tumore piuttosto aggressivo, però ha un marcatore specifico e quindi può essere riconosciuto con una certa facilità. Questo marcatore è la calcitonina. Accanto al tumore midollare della tiroide, che è quasi nel 100% dei casi presente, ci può essere, in una percentuale minore, feocromocitoma, di cui abbiamo già parlato. Un feocromocitoma un po' particolare perché è poco attivo, quindi non dà grande sindrome, poco attivo, ma non meno pericoloso. Qui la diagnosi non è funzionale, non è semplice, bisogna spesso ricorrere a una diagnosi morfologica, un TAC per esempio, per svelare questi tumori che sono sempre surrenalici. Accanto a questo, ci può essere in casi più rari iperparatiroidismo, anche questo è un elemento che accomuna le due sindromi, ma mentre nella MEN1 l'iperparatiroidismo è costante, qui è solo, diciamo, occasionale. C'è una forma di MEN2 che si chiama MEN2B, che devo dire è molto rara, però è più aggressiva della MEN2A. Anche qui c'è carcinoma midollare della tiroide, spesso ad insorgenza molto precoce, anche a pochi mesi di età può comparire questo tumore, feocromocitoma. L'iperparatiroidismo non c'è nella MEN2B, ma ci sono altre caratteristiche cliniche che la fanno riconoscere in modo abbastanza pronto. È la presenza di neuromi mucosi, spesso sulla lingua e sulle labbra, che danno l'impressione di labbra molto grosse, che sono caratteristiche. Qualche volta c'è megacolon, quindi problemi di stipsi molto importante. Qualche volta ci sono delle alterazioni ossee a carico dell'anca. L'altra caratteristica che la fa riconoscere, diciamo, da lontano è
il cosiddetto habitus malfanoide, cioè sono soggetti magri e alti, che spesso hanno un'iperestensibilità delle dita possono avere anche una problemi oculari specifici. Sia la MEN2A che la MEN2B sono legate a mutazioni del gene RET. E nel caso di MEN2B sono specifiche particolari mutazioni che generano questo, quindi a seconda della mutazione cambia anche di molto il quadro clinico. La MEN2A è una delle neoplasie ereditarie nelle quali è possibile fare una prevenzione primaria, cioè è possibile, prima che compaia il carcinoma della tiroide, togliere la tiroide e cambiare quindi la storia naturale della malattia in quel soggetto. Ovviamente il prezzo è quello di una terapia sostitutiva tiroidea, che però non è un problema per l'endocrinologo, non penso neanche per il paziente oramai. Accanto a queste neoplasie endocrine multiple, ci sono dei casi nei quali compare una sola di queste neoplasie. Ad esempio nel carcinoma midollare della tiroide familiare, anche in questo caso, Generet è responsabile. E ci sono delle altre forme di iperparatiroidismo familiare, quindi ci assomigliamo alla MEN1. Una in particolare che è ereditaria, legata a un gene diverso, che è associato anche ai tumori della mandibola. E spesso in questi casi c'è la malattia delle paratiroidi, non è un adenoma, ma è un carcinoma, che è una faccenda piuttosto seria e non semplice da affrontare. Quindi attenzione quando si combinano più tumori insieme, attenzione quando c'è il carcinoma midollare tiroide e anche quando c'è il preparatiroidismo.